Gentili telespettatori, buona giornata e benvenuti a questo video di Tele Italia. Fabio Panetta chi è? Intanto lui è a Francoforte, ha una lunga carriera in Banca d'Italia, da ultimo come direttore generale, considerato tra i massimi esperti di problemi monetari e finanziari, oltre che di euro e di Europa. Oggi siede nel comitato esecutivo della Banca Centrale Europea. Decide assieme ai suoi colleghi, alla presidente Christine Lagarde, le politiche di una delle istituzioni economiche più importanti al mondo, quella Banca Centrale Europea, considerata decisiva per la soluzione delle crisi economiche e finanziarie, dal fallimento della Lehman Brothers e quella dei debiti sovrani, alla successiva doppia recessione, e per garantire forza a una delle architravi finanziarie mondiali, l'euro. Una misura del suo peso la si è avuta nei giorni scorsi, quando le parole di Lagarde prima, la BCE non è qui per ridurre lo spread, e gli interventi sul mercato poi hanno fatto capire quanto anche i singoli accenti, una frase, possano determinare gli andamenti dei mercati e persino la prospettiva di intere aree economiche. In una situazione resa incerta dal diffondersi dell'emergenza, l'Europa e l'euro sono l'ancoraggio per superare anche questa crisi, come accadde dal 2008 e nel 2008. E una delle domande principali in questo momento è: ma l'euro e l'Europa sono saldi? E lui risponde: non ho dubbi sulla solidità dell'euro. Durante la crisi finanziaria, grazie agli sforzi dei cittadini europei, sono state superate situazioni difficili. Ci siamo riusciti lavorando insieme e attuando politiche che si rafforzavano a vicenda. È importante che in un momento così difficile governi nazionali e istituzioni europee attuino comuni, oltre che tempestive politiche. In queste ore stiamo lavorando alla riunione di domani dell'Eurogruppo, cioè di oggi. Va data una risposta comune alla crisi che, voglio ricordarlo, affligge tutti i paesi europei, e la Banca Centrale Europea lavora con l'Europa per rafforzare quella risposta. E poi aggiunge che le misure che abbiamo adottato da poco spingeranno a non tagliare il credito all'economia reale, se possibile ad aumentarlo. Le banche possono ora ottenere prestiti dalla BCE per 3.000 miliardi di euro alle condizioni più favorevoli mai registrate. Ci aspettiamo che queste misure aiutino i settori più colpiti dalla crisi, in particolare le piccole e medie imprese, che svolgono un ruolo chiave nel sistema produttivo italiano. Infine, non bisogna dimenticare che la vigilanza bancaria della BCE, a cui contribuiscono le autorità nazionali, in questi giorni è intervenuta per evitare che la crisi impedisca alle banche di sostenere l'economia. Le opportunità offerte da tale azione andranno ora utilizzate dalle banche in favore di famiglie e imprese e non per aumentare le retribuzioni o i dividendi. Comunque qui si parla di prestiti agevolati per 3.000 miliardi alle banche, che poi le girano a chi ne ha bisogno, ma non è, attenzione, non stiamo parlando di regalo di soldi, stiamo parlando di prestiti da restituire con degli interessi agevolati, ma comunque si parla seppur di prestiti. Quindi l'economia europea e mondiale si deve aiutare da sola, non c'è nessuno che gli regala soldi per pagare l'affitto, i dipendenti. Prestiti agevolati è il massimo che si può fare, a parte i governi che magari riescono a dare dei miliardi a chi è in difficoltà. Intanto passiamo alla gaffe di Lilli Gruber. Lilli Gruber, in studio il professor Massimo Galli, primario dell'ospedale Sacco di Milano, ospite ieri nella sua trasmissione. E lei dice: lei che è da considerarsi un cosiddetto esperto tecnico virologo. Quindi il massimo esperto italiano che lavora in questo settore da 42 anni diventa un cosiddetto esperto per Lilli Gruber. E questa è l'espressione proprio utilizzata dalla giornalista per introdurre il suo ospite, che poi anche lei ha fatto delle domande. E anche lei pensa che saremo migliori dopo questa emergenza? E soprattutto quando la supereremo? Perché nessuno si azzarda naturalmente a fare una previsione, anche se oggi qualcuno ha ipotizzato che per l'estate potremmo essere fuori. Lei cosa dice?
ha chiesto la Gruber al professore Galli, che da prima si è augurato con tutto il cuore che si esca dall'emergenza per quest'estate, e poi non si è lasciato sfuggire un sottile rimprovero alla Gruber per l'infelice presentazione. Lei ha utilizzato un termine divertente, dice, il cosiddetto esperto, ma non me ne offendo affatto, ma su una malattia di questo genere completamente nuova, il termine cosiddetto è corretto, sottolinea mostrando bonariamente un certo disappunto, mentre la Gruber risponde con il suo sorriso beffardo, avete presente il suo solito sorriso da persona presuntuosa. E poi il professore aggiunge, ne sappiamo veramente molto poco e forse molti di noi, dei cosiddetti esperti, quasi reali e magari non tanto reali, ne abbiamo anche parlato talvolta a sproposito, qualcuno sicuramente l'ha fatto. Nei suoi 42 anni di carriera Galli ha detto di non aver mai visto nulla di simile, ma non è niente di originale da dire, è sotto gli occhi di tutti che questa cosa sia fuori dall'ordinario. Il professore si è augurato di potersi occupare ancora dell'emergenza e di avere in questo anche gli italiani che fanno la stessa cosa. Dice, perché una cosa è certa, se non ci mettiamo d'impegno tutti, i tempi non saranno brevi, conclude il primario del Sacco. Intanto un'intervista anche all'ex capo di Stato Maggiore, che il generale Vincenzo Camporini, come diciamo, ex capo di Stato Maggiore dell'Aeronautica e della Difesa ed esperto di politica internazionale, dice serve un organismo che abbia potere decisionale e dice gli inviti non bastano, è ora di far rispettare i divieti, quello che ho sempre detto io. Proprio poco da 10 minuti, 15 minuti ho fatto un video dove si vede una fotografia di Sanremo di gente tranquillamente sul lungomare che passeggia col cane e col bambino nel passeggino, gente sulle panchine che chiacchiera, chi corre a coppie, chi passeggia, chi col cane, quindi probabilmente c'è bisogno di fare rispettare i divieti con i militari, con le forze dell'ordine, le forze armate, perché gli italiani non vogliono capire, c'è un certo numero di italiani sbruffoni che continua a fare quel cavolo che gli piace. Lui giustamente dice delle frasi assolutamente condivisibili, cioè ogni volta che c'è un problema, una crisi, una situazione in cui bisogna prendere delle decisioni, in questo paese ci inventiamo una riunione con qualche ministro, esperto e qualche esponente dell'opposizione in modo del tutto occasionale. Quindi c'è un approccio dilettantesco alla soluzione dei problemi. È abbastanza inutile mettere regole dettagliate se poi non c'è la volontà esplicita di controllare che vengano rispettate. La fase del controllo è essenziale se si vuole che le decisioni prese abbiano efficacia. E questo è assolutamente certo anche in ambito manageriale. Quando un direttore di un'azienda prende una decisione, poi bisogna controllare che questa venga, che le decisioni vengano poi fatte rispettare o comunque eseguite. Questa è una regola fondamentale di quando anch'io ero direttore di impresa. Tu prendi una decisione e poi devi controllare costantemente, periodicamente, tramite i direttori sotto di te, che le decisioni siano state poi ascoltate, attuate. Il giornalista dice, ma noi non c'è una soluzione. Lui dice, negli altri paesi esistono degli organismi che in genere si chiamano Consiglio Nazionale di Difesa o Consiglio Nazionale di Sicurezza. Ci sono negli Stati Uniti, in Francia, Gran Bretagna, che si chiama Gabinetto Ristretto. Qui si sa, a priori, quando c'è un problema, chi bisogna chiamare, chi deve prendere le decisioni, che una volta prese vengono applicate. Da noi questo non c'è, ognuno fa quel che gli pare. Ci si riunisce, si dicono certe cose, dopodiché si va in televisione e si dice il contrario. Non è così che si gestiscono le crisi. Ripeto, servirebbe un Consiglio Nazionale di Sicurezza come hanno gli altri. Il giornalista gli dice, ma in Italia non c'è già una cosa simile a livello di forze armate? Dice, nel campo della difesa noi abbiamo il Consiglio Supremo di Difesa, organo di rilevanza costituzionale che però
funziona in base alla legge istitutiva che lo configura come organismo di altissima consulenza del Presidente della Repubblica. Io partecipavo alle riunioni dove si dicevano tante belle cose, alla fine ci si alzava e il Ministro faceva quello che gli pareva. Quindi da questo punto di vista è indispensabile che si istituzionalizzi un organo decisionale collettivo dove chi ha competenze e responsabilità possa eventualmente ascoltare anche gli esperti, prendere delle decisioni e attuare in modo coordinato. Io vi ringrazio per avermi ascoltato, vi invito ad iscrivervi al canale, l'iscrizione è gratuita e nella community trovate tanti sondaggi. Siamo anche in Facebook e nella pagina Tele Italia. Io vi ringrazio e vi auguro buon proseguimento di giornata. Arrivederci.